Benessi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle notizie della Calabria e quest'oggi tante notizie di cui parlare, soprattutto dei temi che sono usciti fuori nelle ultime settimane. E io partirei subito dalle notizie delle calabresi prima di affrontare il discorso dilettanti, perché in casa Regina ci sono notizie in merito ad una possibile cessione della società. Ormai si parla da tempo di un gallo comunque che potrebbe decidere di cedere la Regina. E attenzione perché in queste ultime ore rimbalzano delle voci che porterebbero ad un interessamento di diversi potenziali acquirenti proprio nei confronti della Regina. Quindi attenzione perché comunque Gallo sta trovando delle difficoltà in questo periodo. Abbiamo parlato del piccolo caso il caso legato all'istanza di arbitrato contro il club. Quindi ultimo periodo un po' particolare, le difficoltà legate allo stadio, questo progetto di Gallo di riammodernare anche il Granillo. Ecco, difficoltà un po' su diversi fronti, quindi che potrebbero portare Gallo a decidere di cedere, anche perché ha speso, a detta comunque sua, soldi nella Regina di tasca sua. Quindi anche perché soprattutto in Serie C, ma anche in B, la Regina non può sostentarsi da sola per poter fare certe spese, deve anche il presidente mettere mano al proprio portafoglio, per cui potrebbe decidere di vendere la società per non dover continuare a perdere troppi soldi, anche se lui ha sempre detto che cederà la Regina solamente nel momento in cui raggiungerà la Serie A. Lui ha sempre detto questo dal momento in cui è arrivato, quindi vedremo se riuscirà a mantenere questa promessa. Ma proseguendo, parliamo un po' anche di Cosenza, e per quanto riguarda il Cosenza si parla di calciomercato, di diversi calciatori che potrebbero partire e lasciare la società. Nello specifico, i calciatori in questione sono 6 in casa Cosenza. Allora, nello specifico abbiamo 6 calciatori che in realtà alcuni sono di proprietà, altri no, perché si parla di Del Favero, che visto l'infortunio potrebbe tornare alla Juventus Under 23, quindi potrebbe esserci la risoluzione del prestito, quindi magari poi la Juventus Under 23 lo girerà da altre parti, ma visto che ormai non è stato mai a disposizione, visto che ci sono altri 3 portieri quali Saracco, Matosevic e Vigorito, anche se Vigorito si opererà anche lui, quindi bisogna un attimo capire, però a parte questo, Del Favero potrebbe quindi tornare dal prestito. Discorso similare per Minelli, che non ha praticamente mai trovato spazio, che quindi sembrerebbe essere in uscita. Anche Yango potrebbe andare via, ha trovato molto poco spazio, nonostante le partite in cui è stato chiamato in causa ha sempre fatto discretamente bene. Io le partite che ho visto di Yango non mi sono mai dispiaciute, un calciatore che servirebbe a Cosenza di Occhiuzi, perché uno dei pochi che ha fisicità e che potrebbe fare la fase di interdizione, nonostante non sia un fenomeno assoluto, però ha quelle caratteristiche lì che servono in questo momento al Cosenza, però potrebbe, ripeto, tornare al Genoa per poi trovare altri lidi. Calciatori invece di proprietà che potrebbero andare via sono Pandolfi, che a parte qualche scampolo di partita nel finale non sta trovando grande continuità e quindi la società potrebbe decidere di cederlo in prestito in Serie C. Vedremo se ci saranno squadre interessate, certamente comunque squadre di alta classifica nel girone C le trovi. Vediamo la volontà anche del calciatore se è quella di scendere in C per trovare più spazio oppure di rimanere a giocarsi le sue carte a Cosenza. Sueva, anche lui che sembrerebbe essere lontano da Cosenza, giustamente direi anche perché quest'anno non ha praticamente mai fatto una presenza, un calciatore di ottima prospettiva che fino a questo momento è stato uno dei nostri pezzi pregiati del settore giovanile che non stiamo per nulla valorizzando, quindi va fatto giocare, quindi mandiamolo in prestito, così come Panico che l'abbiamo preso al Potenza, abbiamo fatto anche un contratto pluriennale, un calciatore che ha trovato molto poco spazio fino a questo momento e giusta una sua eventuale cessione in prestito, quindi vediamo se Goretti valuterà anche le cessioni oltre che gli acquisti, perché Cosenza necessita anche di diversi acquisti, direi un po' in tutti i reparti, principalmente a centrocampo, un centrocampista importante nella fase di interdizione, comunque con caratteristiche di interditore, e un po' in tutti i reparti però serve un calciatore, ma serve anche fare delle uscite che possono poi anche permettere di andare ad acquistare nuovi calciatori. Proseguendo, parlando di squadre calabresi, si parla di Vibonese. Allora, la prima notizia è legata ad un cambiamento di orario, perché la partita della prima giornata di ritorno, che sarà comunque il 21 di dicembre, prima giornata di ritorno del campionato di Serie C sarà il 21 di dicembre, mercoledì, anzi martedì, scusate, no scusate, 22 di dicembre, 22 dicembre, martedì
alle 14.30 si giocherà la partita tra Picerno e Vibonese. Quindi cambiamento di orario per questa partita. Vibonese che non avrebbe dovuto giocare in questo orario, ma che per decisione della Lega è stata spostata quindi a questo orario qui. Quindi, ripeto, 14.30 Picerno-Vibonese. Però in casa Vibonese si parla anche di calciomercato e nello specifico di una prima punta. Vibonese che manca molto nel reparto offensivo, manca nella finalizzazione delle occasioni e del gioco che si produce, perché la squadra non arriva neanche male, non arriva neanche male vicino alla porta, però poi non riesce a concludere. Serve in tal senso un attaccante che possa svoltare. In questo caso si parla di un sogno, un'utopia, almeno dal mio punto di vista, che è Plescia. Attaccante che con noi ha fatto doppia cifra l'anno scorso, si è trovato molto bene in quel di Vibo Valencia, ha fatto una grandissima prima parte di stagione, poi un po' calato, ma comunque ha fatto un'ottima stagione, uno dei migliori della squadra. In questa sessione di calciomercato estiva, in realtà l'ha preso l'Avellino, ma ad Avellino trova poco spazio. Ci sono comunque calciatori importanti, tra cui Maniero su tutti, che non gli permettono di esprimersi al massimo e di giocare con continuità. Per cui potrebbe l'Avellino e lui stesso anche decidere di andare via. La Livornese ci starebbe facendo un pensierino, perché serve un attaccante come Plescia che possa concretizzare le occasioni create, e sarebbe un colpaccio e potrebbe veramente essere quel calciatore che, non dico ci risolve tutti i problemi, però essendo che il problema principale della Vibonese in questo momento è il finalizzare, avere un calciatore come Plescia sarebbe veramente, veramente importante. Speriamo, speriamo, vedremo un po' a gennaio come ci si muoverà in tal senso. Certo che Caffo e Condò devono muoversi per poter rinforzare la rosa, che necessita comunque di nuovi acquisto punto lì davanti. Per quanto riguarda invece i dilettanti, si parla di rinvii. Infatti, per quanto riguarda la prossima giornata di campionato, ci sono tre partite rinviate. Nello specifico, la partita il derby tra Savoca e Rende, rinviata per un positivo comunque in casa Rende. Ovviamente, conseguentemente a questa positività, gli altri calciatori sono dovuti andare in isolamento, isolamento preventivo, e in attesa comunque dei tamponi, quindi non si possono allenare e quindi non possono neanche giocare la partita di domenica. Quindi rinviata questa partita, poi vedremo quando verrà recuperata, ma ipoteticamente a gennaio, dopo la pausa invernale. Ma vengono rinviate anche altre due partite, sempre causa virus: Biancavilla Santa Maria Cilento e Gelbison Trapani, nello specifico per delle positività in casa Gelbison, che hanno provato anche al rinvio della partita precedente, proprio Rende Gelbison. Queste quindi rinvii, e continuano i casi in Serie D, che aumentano comunque anche le perplessità e le preoccupazioni per un campionato che stava andando avanti bene, ma che adesso sta un po' balbettando. Adesso parliamo però anche di calciomercato. Infatti c'è un colpo molto importante in casa Cavese, colpo di calciomercato di alto livello, perché firma ufficialmente con la Cavese Aliperta, centrocampista classe 1990, credo. Vediamo se lo trovo. Aspetta, che cerco subito. Però penso di essere quasi certo che sia un classe 1990, centrocampista comunque tra le altre ex FC Messina, che firma quindi ufficialmente con la Cavese, ed è un rinforzo di altissimo livello per la formazione di mister Troisi, del neo arrivato Troisi. È veramente un calciatore di grandissima caratura per la categoria, un calciatore che ha calcato i campi del girone negli ultimi anni, che ha sempre fatto molto bene, uno dei migliori della categoria. Classe 1990, mi ricordavo bene, giocatore di grande esperienza, certamente un rinforzo importante per una Cavese che punta comunque al primo posto in classifica. Colpo importante però anche in casa Giarre che ufficializza l'arrivo di Giuffrida. Sempre per quanto riguarda il reparto centrocampo, centrocampista classe 1985, calciatore anche in questo caso di grande esperienza, che ha giocato anche lui all'FC Messina nelle scorse stagioni, ma ha calcato diversi campi, diverse piazze del girone I, conosce molto bene la categoria, ha grande esperienza e certamente può aiutare la squadra in un momento complicato per un Giarre che sta lottando per non retrocedere da ultima in questo momento. Fino ad ora ha raccolto solamente 8 punti in queste prime giornate di campionato, e la società ha voluto puntare su calciatori di esperienza per poter affrontare al meglio le prossime giornate, che si prospettano comunque complicate. Proseguendo però, attenzione, perché si parla di Lamezia Terme. Infatti Lamezia sembrerebbe essere interessato ad un calciatore che attualmente gioca nel professionismo. Stiamo parlando infatti di Banegas, Ezequiel Banegas, un calciatore comunque di proprietà
del Potenza, e giocatore che però potrebbe non lasciare la squadra. Infatti Banegas sta facendo comunque non benissimo con il Potenza, perché non è che stia facendo cose straordinarie. Non è però in realtà in uscita, più che altro perché lui ha la volontà di rimanere a Potenza, di giocarsi le sue carte comunque nel girone C. Fino ad ora ha raccolto 11 presenze, un gol segnato fino adesso, quindi non sta neanche facendo malissimo. Certo, per lui sarebbe meglio giocare con continuità, però è comunque un calciatore nel pieno della carriera, un classe 92, non l'ho detto, ma è un esterno, un'ala offensiva. Per Lamezia sarebbe un colpaccio incredibile per il reparto offensivo, un ennesimo colpaccio che andrebbe a rafforzare ulteriormente un reparto offensivo che vanta già calciatori di alto livello, per non citarli tutti, ma i vari Abercorn, i vari Lusescu, calciatori di San Domenico, ma di altissimo livello. Banega sarebbe l'ennesima ciliegina sulla torta di una squadra che sulla carta è fortissima, ma che sul campo in queste ultime giornate sta un po' faticando. Proseguendo, parliamo un po' di notizie ufficiali in eccellenza calabrese, tantissimi colpi di mercato, e partiamo subito da un colpo in casa Sersale, perché il Sersale si sta muovendo molto in questo ultimo periodo, ha ufficializzato Russo per il reparto offensivo e arriva anche un nuovo centrocampista. Stiamo parlando infatti di Curcio, centrocampista classe 1989 che va a rafforzare di tanto comunque a livello anche di esperienza il reparto di centrocampo di una squadra che sta facendo fatica in quest'ultimo periodo, viene dalla sconfitta di Acri, ma da risultati comunque negativi nell'ultima parte di campionato, e certamente vuole far bene. Lo dimostra anche il fatto che è andata a rafforzarsi molto sul mercato con Russo davanti, Curcio a centrocampo. È una squadra che comunque è una società che vuole far meglio, anche se in quest'ultimo periodo non riesce molto dal punto di vista dei risultati. Centrocampista, come dicevo, Curcio di grande esperienza, ha giocato a Castrovillari, a Sambiase, a Lamezia, l'ultimo anno ha giocato allo Scalea e in questa stagione a Paola, centrocampista di grande esperienza, ha vissuto diverse esperienze importanti nell'ultimo periodo e certamente va a rafforzare non poco i reparti centrocampo del Sesala di Saladino. Ma detto questo, colpo importante a livello di esperienza anche in casa Bovalinese, perché ufficiale l'arrivo di Libri, trequartista classe 1987, che rafforza quindi il reparto di centrocampo, nello specifico la tre quarti di una squadra che sta facendo discretamente in questo inizio di stagione, anche per il fatto che è stata costruita molto in ritardo, viste le vicissitudini di inizio stagione. Alla fine la Bovalinese quest'anno non si è riuscita a iscrivere al campionato, nonostante potesse anche non iscriversi. C'erano ipotesi e comunque notizie in tal senso. Alla fine si è iscritta, sta facendo discretamente, è in lotta per la salvezza in zona playout, ma comunque con il mirino puntato sulla zona salvezza, e l'arrivo di Libri certifica la volontà comunque di aumentare il tasso di esperienza della squadra. È un calciatore che ha giocato a Roccella, ha giocato a Locri, ma ha avuto diverse esperienze importanti in Calabria, certamente conosce la categoria, quindi può essere anche una mano importante per i giovani e per i giocatori anche stranieri che sono arrivati in quest'ultimo anno, che conoscono meno la categoria. Colpo over, sempre importante, Casa Gallico Catona, perché ufficiale, anzi in realtà sono due colpi over che arrivano, sono ufficiali arrivi di Cucinotti e Trentinella. Due rinforzi molto molto importanti per la formazione di Mister Ianni, che sta vivendo un periodo particolare legato al virus, ma è tornato in campo in questa giornata, è entrato in campo vincendo 1-0, una vittoria molto molto importante, quella del Gallico, che certifica una cura Ianni che sta funzionando. Due colpi over molto importanti. Cucinotti è un difensore classe 1990 che vanta diverse esperienze importanti in carriera, ha giocato a Lamezia, ha giocato a Reggio Calabria con la Regina, ad Acireale, a Messina, diverse esperienze importanti, certamente un rinforzo di alto livello per il reparto difensivo della formazione di Mister Ianni, ma anche Trentinella che ha esordito con gol, visto che ha segnato nell'ultima giornata, un calciatore anche questo, in questo caso importante, centrocampista classe 91, anche lui grande esperienza, ha giocato a Sambiase, a Castrovillari, a Gravina, anche lui tanta tanta esperienza, e sono due colpi over che vanno a rafforzare un po' una squadra che non era partita bene, ma che adesso con Ianni sta facendo grandi risultati, tre vittorie consecutive, tutte e tre per 1-0, e rinforzi di mercati importanti che vanno a
rafforzare la rosa a disposizione del mister. Detto questo, colpi importanti che casa Isola Caporizzuto, sempre per quanto riguarda la questione over, perché ufficiale arrivo di Coluccio. In realtà anche di un under. Allora, per quanto riguarda l'over, comunque Coluccio è nuovo arrivato, difensore classe 1985, ex Orcella nello specifico, ma ha giocato anche a Cosenza, Locri, a Paola, con la Paolano, un calciatore che conosce molto bene la categoria, ha giocato e fatto tante presenze in categorie superiori in Serie D, e certamente per un'isola che lotta per la salvezza, che deve salvarsi, è un rinforzo importantissimo, un'isola che negli ultimi giorni di mercato ha ufficializzato tantissimi, negli ultimi giorni, durante la finestra di mercato attiva, ha ufficializzato tantissimi colpi over di alto livello che vanno a rafforzare non poco la rosa a disposizione di parentela, una rosa che sta facendo già bene, la cura parentela sta funzionando e certamente questi colpi vanno ulteriormente a rappresentare tasselli che possono aiutare la squadra in maniera importante, anche perché lo stesso Coluccio ha fatto diversi anni nelle ultime stagioni a Roccella e certamente può dare una grandissima mano all'isola. Ma in realtà la potrà dare certamente, sempre per il reparto difensivo, anche Liviera Zugiani, difensore classe 2000 che firma con l'isola Caporizzuto, giocatore che anche lui proviene da Roccella, non ha trovato in realtà tantissimo spazio in questo inizio di stagione, o comunque non ha fatto molto bene, così come un po' tutto il Roccella fino a questo momento, difensore under, che va quindi a rafforzare il pacchetto arretrato della formazione di mister Parentela e a cozzare un po' anche con invece Coluccio over. Per un over arriva anche un under, certamente di livello, che può fare bene alle spalle di Coluccio, che lo può aiutare anche in termini di esperienza. Proseguendo però per quanto riguarda invece il Cotronai Kakuri, e qui chiudiamo il video, tre notizie, perché arrivano le dimissioni, quindi il cambio in panchina, è ufficiale infatti, mister Caligiuri si dimette, quindi si parlava addirittura di un esonero negli ultimi giorni, in realtà arrivano le dimissioni ufficiali del mister, quindi evidentemente non ha più gli stimoli, oppure comunque crede che non si possa fare più di così dopo l'8-0 subito in casa contro il Locri ed un periodo di campionato, un ultimo periodo un po' particolare dopo comunque un inizio anche importante. Adesso il Cotronai Kakuri vive di alti e bassi e certamente il cambio in panchina servirà per dare una scossa alla squadra e all'ambiente. Arrivano però delle dimissioni, quindi non è un esonero da parte della società, ma sono delle dimissioni e si parla di motivi personali, quindi evidentemente o ha comunque lui dei problemi, oppure non trova più le motivazioni giuste per poter allenare la squadra. Fatto sta che quindi Caligiuri lascia il Cotronai Kakuri e arriva come nuovo mister Trapasso per il ritorno, visto che ha allenato il Cotronai facendolo promuovere dal campionato di promozione al campionato di eccellenza negli ultimi anni, e quindi un allenatore comunque di esperienza, un allenatore di livello che conosce già l'ambiente, che potrà certamente far bene. Ha esordito con un punto a Bovalino, anzi a Locri contro la Bovalinese, partita terminata 1-1, e sicuramente tanto lavoro da fare per un Cotronai Kakuri che è comunque a metà classifica, ma che certamente potrà puntare anche qualcosa in più se Trapasso dovesse riuscire ad incidere fin da subito. E nello specifico il Cotronai Kakuri comunque dà una mano al mister, perché ufficializza un colpo di mercato molto importante. Infatti arriva per il reparto offensivo Musso, attaccante classe 95, che ha, nonostante l'età, comunque un'età non troppo avanzata, ha comunque vissuto diverse esperienze in Serie D ed in eccellenza, soprattutto al Sersale, se non mi ricordo male, e colpo di alto livello per la categoria, giocatore che ha il gol nelle vene e certamente comunque in quelli contro i Kakuri può rappresentare un'arma in più nell'arco di mister Trapasso, che certamente saprà lavorarlo bene e saprà come sfruttare le sue doti, che sono doti importanti soprattutto per il livello della categoria. Quindi colpo in parte di mercato per un Cotronai Kakuri che vuole evidentemente cercare di confermare la metà classifica e chissà anche magari di pensare a qualcosa in più di una semplice metà classifica, come prima vi dicevo. A questo punto io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!